Se si parla di spazio, oggi sono i SUV a farla da padrone, ma questa volta voglio ricordarvi che per portare moglie, figli e relativi bagagli c'è anche altro. E già, perché le familiari classiche come questa nuova Hyundai i30 Wagon hanno ancora molte carte da giocare. E allora vediamo perché comprare e perché no la nuova generazione di Station Hyundai. Fuori com'è? Come la sorella a 5 porte, anche la Hyundai i30 Wagon ha una linea rassicurante, senza orpelli inutili e trasmette una bella sensazione di solidità. Il frontale con la sua calandra argentea e levigati proiettori full LED è teso verso la strada, mentre la linea di cintura è alta, con fiancate pulite, e culmina in un lato B a sviluppo orizzontale, ben piantato sulla strada e incorniciato da gruppi ottici a LED. A fare il resto ci pensa la vernice Micron Grey Optional, una delle 10 tinte della tavolozza colori. È spaziosa? I 24,5 cm di lunghezza in più rispetto alla sorella 5 porte hanno portato i loro frutti, a cominciare dal bagagliaio, che in configurazione 5 posti arriva a 602 litri. Abbattendo gli schienali, divisi in percentuale 60-40, la capacità dichiarata raggiunge i 1650 litri, un bel risultato per una Wagon lunga 4,58 m. Oltre ad essere molto sfruttabile e regolare nelle forme, il vano dispone di 5 pozzetti annegati nel pianale, ma può contare anche su ganci appendiborse, passaggio per gli sci, un po' piccolo a dir la verità, e presa di corrente a 12 volt. Peccato per la finitura, c'è qualche caduta di stile, come il gancio serratura a vista e qualche plastica rigida. Grazie al buon angolo di apertura della porta, accomodarsi sulla i30 Wagon non è affare riservato ai ginnasti. I sedili posteriori sono comodi, con una quantità di spazio accettabile per le gambe e anche per la testa. A tal proposito, il tetto panoramico non complica troppo le cose, almeno se non superate il 1,85 m di altezza. Le guide dei sedili disturbano i piedi nel posto centrale, mentre in larghezza, se si siedono fisici robusti, si sente la mancanza di qualche centimetro. Le bocchette dedicate a chi siede dietro ci sono, ma manca una presa USB. Se ho dei bambini? Gli attacchi ISOFIX integrati nei sedili posteriori, solo nei posti laterali, sono ben individuabili e si raggiungono facilmente. Il seggiolino si monta quindi senza problemi. Quanto al passeggino, trova posto al primo colpo. E la qualità? Negli ultimi anni Hyundai ha fatto grandi passi in avanti in termini di qualità percepita e l'abitacolo della nuova i30 Wagon ne è una piacevole conferma. La plancia si sviluppa su tre livelli, i materiali superiori sono morbidi al tocco, mentre le plastiche nella parte inferiore puntano più alla robustezza. In ogni caso, accoppiamenti e assemblaggi non prestano il fianco a critiche. Durante la prova non ho sentito scricchiolii o rumore sinistro. Nessun problema nell'ergonomia, perché i comandi sono tutti facilmente raggiungibili e anche piacevoli al tatto. È ben accessoriata. L'allestimento Comfort offre già una buona dotazione di serie, con clima automatico, assistente di mantenimento nella corsia e sistema che rileva la stanchezza del conducente. Tuttavia, se si vuole di più, bisogna gioco forza scegliere il più ricco style, come il nostro, che chiede altri 2.000 euro, ma è l'unico che dà la possibilità di aggiungere radio DAB, 200 euro, tetto elettrico panoramico, 1.000 euro, sedili in pelle riscaldabili e ventilati, 1.400 euro con volante riscaldabile e tutta una serie di angeli custodi elettronici. Dal cruise control attivo alla frenata automatica d'emergenza con rilevamento dei pedoni, passando per il riconoscimento dei segnali stradali e il controllo angolo cieco. Un pacchetto che vale 1.400 euro, ben spesi, perché comprende anche l'airbag per le ginocchia del guidatore. Come funziona il navigatore? Il navigatore, di serie sugli allestimenti Business e Style, sfrutta un display touch da 8 pollici. Ha una buona risoluzione e con lo schermo posizionato in alto è sempre ben visibile. Grazie alla presenza di comandi fisici si manovra bene, ma la logica di funzionamento non è fulminea. Piace però il fatto che consenta l'integrazione con Apple CarPlay e Android Auto. Dulcis in fundo è previsto anche un sistema di ricarica wireless per il telefono, proprio davanti al cambio. A parte si paga la radio DAB, disponibile a 200 euro e solo sull'allestimento Style. In città come va? La nuova Hyundai i30 Wagon è molto rilassante in città, a cominciare dalle sospensioni, che sono morbide sia sul pavé sia sugli ostacoli più secchi e trattano gentilmente i passeggeri. E poi c'è il motore, che è molto fluido e silenzioso, non incolla la schiena al sedile ma è ben accoppiato con il cambio a doppia frizione, anche se appunto il cambio ha qualche incertezza ogni tanto quando si tratta di ripartire al verde. Lo sterzo è leggero e in manovra non dà problemi, mentre invece la visibilità posteriore è un po' difficoltosa, ma si può comunque contare sulla telecamera e sui sensori che sono offerti di serie. Infine, in città è molto comodo l'auto hold, è una funzione che consente di lasciare il piede dal pedale del freno quando siete fermi al semaforo. È bella da guidare?
L'indole rilassata della nuova Hyundai 30 Wagon si vede anche quando si mettono le ruote fuori città. Lo sterzo, ad esempio, è poco pronto ai piccoli angoli e ha sempre un feeling un po' elettrico. E poi il motore, i 140 cavalli si sentono, ma non fanno venire voglia di tirare troppo le marce. Il cambio, il doppia frizione a 7 rapporti, non è così veloce come ci si aspetterebbe quando si vuole andare forte, anche in modalità sport. Rientrando nei ranghi, invece, ci si può godere, per esempio nei lunghi viaggi autostradali, una buona insonorizzazione, disturbata solo da qualche fruscio sul parabrezza e dal rumore di rotolamento dei pneumatici. Quanto consuma? In città, guidando con piede felpato, si riesce a scendere fino a circa 9,5 litri ogni 100 km. Va naturalmente meglio in autostrada, dove si riescono a mantenere facilmente medie di circa 7,5 litri ogni 100 km, mentre in extraurbano abbiamo registrato un consumo medio di circa 6,5 litri ogni 100 km. Quanto costa? La nostra i30 Wagon con il 1.4 turbo benzina da 140 cavalli e il cambio a doppia frizione, accessoriata di tutto punto, costa 32.100 euro, contro un listino base di 27.450 euro. Il cambio DCT a 7 rapporti pesa per 1.500 euro sul conto finale, mentre se volete risparmiare qualcosa potete puntare sull'allestimento business, che scende di 2.000 euro rispetto allo style. I macina chilometri sappiano poi che il prezzo base del 1.6 a gasolio da 136 cavalli è di 25.700 euro. Ce ne vogliono invece 25.500 se vi accontentate del fratellino da 110 cavalli. Difetti? Più che un difetto è una caratteristica, ma come la sorella a 5 porte, anche la Hyundai 30 Wagon ha una guida più votata al comfort che alle prestazioni. I papà più sportivi sono avvisati. E poi non piace il fatto che l'airbag per le ginocchia del guidatore sia relegato nella lista degli optional, in pacchetto con gli angeli custodi elettronici a 1.400 euro. Qual è la versione migliore? Per chi non fa tanta strada, il 1.4 turbo benzina da 140 cavalli della nostra prova va più che bene. Se invece non vi interessano troppo le prestazioni, può andare anche il 1.4 da 120 cavalli. Da evitare invece il 1.4 aspirato da 100 cavalli. Il diesel 1.6 nella configurazione più potente, quella da 136 cavalli, è ok, specialmente in combinazione con il cambio DCT. Volendo risparmiare qualcosa, si può puntare anche al 1.6 da 110 cavalli, che consuma sempre poco e non sacrifica la verve. La consiglieresti? Questa è una macchina per chi cerca tanto spazio per i bagagli, ma non vuole piegarsi alla moda dei SUV, viaggiando sempre con un comfort che soddisfa tutta la famiglia. E un bel plus di tecnologia, anche se quella per la sicurezza è per la maggior parte a pagamento. Le alternative? Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Fiat Tipo, Ford Focus, Opel Astra, Renault Megane, Skoda Octavia, Volkswagen Golf. Insomma, ce ne sono veramente tante e le trovate tutte sul nostro listino. Concludo ricordandovi di iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci sui profili social di Facebook, Instagram e Twitter. Tutto ebbe inizio con... Ma oggi è il momento di fare un grande passo. Perché il futuro è di... Omni Auto sta cambiando, ma noi rimaniamo sempre gli stessi. MotorOne.com is coming.